Salve a tutti gli amici di TechDiffre, bentrovati con questa recensione del Sony Xperia XA. Vediamo subito il display HD da 5 pollici, la fotocamera anteriore da 8 megapixel, lato posteriore in plastica con la scritta Xperia, il logo NFC, la fotocamera posteriore da 13 megapixel con il flash LED. Ora vedremo il lato inferiore con l'ingresso micro USB per la ricarica, la cassa audio generica, poi sul lato destro il tasto accensione e spegnimento, bilanciere del volume, il tasto per scattare foto in modo rapido e sul lato sinistro l'ingresso per la nano SIM, nonché la micro SD e poi la parte superiore con il jack per le cuffie. Benissimo, amici di TechDifferent, dopo aver fatto una panoramica del dispositivo per quanto riguarda l'estetica, andiamo ora a vedere sotto il cofano cosa offre. Offre un processore octa-core MediaTek Helio P10 a 2 GHz con ben 2 GB di RAM. La memoria interna è espandibile, come abbiamo visto prima, tramite microSD fino a 200 GB. Il peso da 137,4 grammi e ora andiamo a vedere il display che è un 5 pollici, come vedete in apertura, HD con un vetro leggermente curvo che va ad accompagnarci al bordo del dispositivo. Il colore del dispositivo è lime, ve lo dico subito, così almeno se per caso vi piace questa colorazione potete andare a cercarla online. Xperia XA colore lime, colorazione lime. Sistema operativo Android Marshmallow con le applicazioni, la cartella applicazioni Google, ovviamente con le applicazioni basilari di Google. Abbiamo il Play Store, poi passando verso da sinistra verso destra abbiamo una schermata con il meteo e le ultime applicazioni consigliate, diciamo. Applicazioni, programmi televisivi, anche vedete serie TV nonché film. Facendo un altro swipe da sinistra verso destra abbiamo una schermata vuota dove piazzare altri widget. Viceversa, invece, da destra verso sinistra, dalla schermata principale, abbiamo le applicazioni più importanti che ci ha messo Sony. Vedete che spicca su di tutte l'applicazione Amazon, Facebook, PlayStation, logicamente per connetterci alla nostra PlayStation e le impostazioni, quindi accesso rapido alle impostazioni. E poi anche di qui un'altra schermata vuota. Display, come vi ho detto prima, 5 pollici HD, andiamo subito a vedere tramite display tester com'è questo display, ovvero andiamo a vedere varie colorazioni, io con la luminosità. Eccola qua, vedete che è al massimo, giusto per farvi vedere. Andiamo appunto a visualizzare con display tester le colorazioni. Questo è il rosso, verde, blu. Qui vedete le strisciate delle mie dita. Bianco, grigio, nero, giallo, magenta e ciano è l'ultimo. Questa è la colorazione sono le colorazioni che possiamo vedere, i vari colori come sono definiti dal display. Display HD, le applicazioni preinstallate sono quelle, bene o male, che abbiamo visto in apertura. In aggiunta a quelle abbiamo l'applicazione per la fotocamera, l'antivirus, AVG Protection, e poi abbiamo anche Kobo Reader per gli ebooks, molto, molto pratico. Poi nella cartella altro invece abbiamo solo i file di download quando vogliamo scaricare qualcosa, oppure i programmi televisivi, video TV, quindi poca roba preinstallata. Andiamo nell'impostazione a vederlo un attimino rapidamente. Possiamo selezionare wireless rete all'inizio come al solito, utilizzo dati, possiamo anche impostare quanti dati utilizzare per non sforare il nostro piano tariffario. Tappando su altro possiamo attivare e disattivare il chip NFC, Android Beam, Tap & Pay, Tethering, Hotspot, VPN e reti mobili. Tornando indietro possiamo selezionare vari motivi. Qui abbiamo i motivi preinstallati che sono quelli lime, bianco, nero e rosa, che sono le colorazioni disponibili del dispositivo. Però andando in internet tramite scarica altri temi, vedete che appaiono anche altri temi.
sia gratuiti che a pagamento, che possiamo scaricare quando vogliamo. Quindi accesso diretto ai temi. Poi vabbè, lo sfondo, possiamo personalizzare lo sfondo come vogliamo, il display anch'esso acconsente a tutte le impostazioni, c'è anche la modalità dei dream, audio notifiche anch'essa, possiamo impostare tutte le impostazioni audio e le notifiche. Poi abbiamo archiviazione memoria e parte questa comodissima applicazione che permette la cancellazione intelligente, trasferisci i dati, che trasferisce i dati dalla memoria interna a scheda SD per liberare spazio, eventualmente se il dispositivo risulta pieno, oppure disinstalla applicazioni. Tappando sui tre pulsanti qui in alto a destra potremo accedere alle avanzate e possiamo conservare la cache, archiviazione, e vediamo che su 16 GB abbiamo a disposizione pochi. Abbiamo a disposizione solamente 6,5 GB, perché 9,49 GB vengono utilizzati dal dispositivo, dal sistema operativo e dalle applicazioni preinstallate, quindi serve sicuramente la scheda SD. Tornando indietro, abbiamo anche la RAM, controllo della RAM, come ho detto, su 1,8 GB, vedete che senza utilizzare nessuna applicazione già 1 GB ci parte, però per il sistema operativo. Per quanto riguarda il gaming, devo dire che va tranquillamente bene, non presenta nessun lag, nessun rallentamento, non sto qui a farvelo vedere perché tramite il processore, che è un 8 core a 2 GHz e 2 GB di RAM, gira bene. Il dispositivo si riscalda ovviamente un pochettino quando viene utilizzato sotto sforzo. Per quanto riguarda invece la batteria, vedete che siamo al 70% e abbiamo, con l'utilizzo che ne facciamo, ancora 20 ore e 42 minuti rimanenti. La batteria, ricordo che è da 2300 mAh e non consente di arrivare al termine della giornata, devo essere sincero, se non attiviamo almeno una delle due modalità stamina. Quindi dovremo ricaricarlo con un utilizzo intensivo, oppure una volta attivata la modalità stamina potremo aumentarne la durata. Vedete, io l'ho impostata al 15%. La modalità invece ultra stamina, ve l'ho già spiegata in recensioni precedenti dei dispositivi Xperia, consente un utilizzo ancora più prolungato perché disattiva tutte le connessioni, tutte le attività in background e permette l'utilizzo dello smartphone solamente come telefono, ovvero invio e ricezione di chiamate e invio e ricezione di SMS. Basta. Questo per farla durare ancora di più. Poi abbiamo la possibilità di gestire più utenti sullo stesso dispositivo, account e sincronizzazione classici, introduzione e suggerimenti. Ci permette di vedere un'introduzione rapida al dispositivo come utilizzarlo meglio tramite i suggerimenti che appaiono a schermo. Info sul telefono, vedete Android 6.0 Marshmallow, livello di patch sicurezza, 1 agosto 2016. Io direi che è superfluo andare a vedere il browser che è Chrome. Vi dico solamente che come ricezione sia della parte telefonica sia della parte wifi è eccellente. Per quanto riguarda il 3G, 4G, LTE va benissimo senza nessun intoppo, la navigazione è eccellente. E andiamo a vedere ora, come al nostro solito, la fotocamera, applicazione fotocamera, che andremo a fare un test sul campo. Eccola qua, andiamo a vedere innanzitutto l'applicazione di per sé, che come al solito è pulitissima, ovvero abbiamo solo alcuni tasti, quelli più essenziali. Qui in alto, facendo lo swipe, possiamo passare da modalità automatica a quella manuale, poi al video ed infine alle applicazioni con gli effetti. Applicazioni preinstallate, tappando su aggiungi potremo scaricarne delle altre. Torniamo indietro alla modalità fotografia automatica, tappando l'ingranaggio in basso a sinistra potremo scegliere la risoluzione della fotografia. Vedete che abbiamo 9 megapixel in 16 noni, per sfruttare appena la fotocamera dobbiamo passare 13 megapixel in 4 terzi. Ho spostato un attimino una cosina. Poi tappando su altro avremo tutte le altre impostazioni. Potremmo scegliere anche logicamente dove salvare eventualmente le fotografie che andremo a scattare. Bene, direi ora di passare alla prova pratica della fotocamera. Come di consueto, spostiamo un attimino l'appoggio con lo smartphone
mettiamo il nostro classico telecomando e andiamo ad effettuare un paio di foto giusto di per prova, per farvi vedere una e due, giusto per rendervi un attimino l'idea. Andiamo subito a vederle sul dispositivo. Eccola qua, questa è la seconda fotografia. Facciamo il pinch to zoom, vedete che non tende a sgranare col pinch to zoom, quindi, e anche per quanto riguarda le colorazioni, abbastanza naturali. Facciamo scorrere indietro l'altra, prima che ho fatto, vedete. Devo dire che dal video non rende ovviamente giustizia, perché 13 megapixel sono eccellenti come fotocamera, devo dire che è molto molto valida. Come potete vedere però, una nota dolente, torniamo al nostro dispositivo classico, è il display. Display che è molto oleofobico. Cosa significa? Significa che tende a prendere troppe impronte, quindi dovremmo pulirlo molto molto spesso. Nel complesso il dispositivo si è dimostrato molto molto valido. Un'altra nota dolente secondo me è anche l'audio, che non è dei più eccellenti che ho visto su dispositivi anche di questa fascia. Facciamo ancora una panoramica della fotocamera posteriore. Anche per quanto riguarda lo spessore, 137,4 grammi per un dispositivo da 5 pollici con la batteria integrata, non è poi così tanto. Bene, direi che possiamo chiudere qua con questa recensione. Xperia XA, che trovate all'incirca su Amazon a circa 246 euro, nelle colorazioni bianco, nero, rosa o lime, che è la colorazione che ci ha inviato Sony. Vi ringrazio per la cortese attenzione e ringrazio anche Sony per averci inviato questo dispositivo. Un saluto a tutti ed alla prossima. Ciao!